Io credo Claudio Soddi, segretario dell'associazione Mare Libero, che si occupa, avete visto il banchetto, si occupa della battaglia del mare da tanto tempo. Vi lascio la parola per dire due cose. Buonasera, io leggerò un pochino una cosa che abbiamo scritto perché voglio evitare che ci siano dimenticanze o cose su argomenti abbastanza importanti. Quindi buonasera a tutti i cittadini presenti e a tutte le rappresentanze istituzionali su questo parco. Di associazione Mare Libero, che è un'associazione di cittadini volontari di questo municipio che dovrebbe affacciarsi sul mare ed invece si affaccia da anni su un muro di cemento impenetrabile, l'illegalità perpetrata non solo con il cemento a danno di tutti i cittadini e turisti di questa capitale. Porto un saluto particolare dei membri della nostra associazione al magistrato Sabella, che però mi sa che è andato via. Egli ha infatti rappresentato nei pochissimi mesi di mandato sul mare di Roma la sola figura che abbia mai aperto le porte di questo municipio alle denunce sepolte per anni su questo mare. Mi piace pensare che abbia portato una ventata pulita di primavera, anche se poi la primavera, come la permanenza di Sabella, è stata piuttosto breve. Oggi siamo qui a chiedere a tutti i politici presenti e anche quelli che ci ascolteranno di non far sì che quello che viene detto oggi rimangano solo parole. Non dovete voltare le spalle rispetto a ciò che di grave ha ripreso ad accadere dall'allontanamento del dottor Sabella da questo municipio. Al di là degli abusi ancora occultati, da noi denunciati, per i quali la parola decadenza delle concessioni sembra un miraggio, oggi ci ritroviamo a parlare anche di un nuovo PUA. Il PUA del 2005 è tutt'oggi vigente, non è stato mai attuato. Queste famiglie continuano a violare leggi su leggi, diritti basilari come l'obbligo di far accedere al mare liberamente e gratuitamente da tutti i 71 accessi disponibili per tutto l'anno e tutte le ore, esattamente come stabiliva il vecchio PUA mai attuato. Nonostante ben 3 sentenze del Consiglio di Stato, grazie alle quali il magistrato Sabella era riuscito non solo a convalidare l'inviolabilità dei parchi pubblici da lui aperti e a ribadire l'obbligo dei concessionari di tenere ogni accesso libero al mare tutto l'anno e tutte le ore, come è trascritto nel documento tuttora pubblicato dal sito del Comune che ho qui fra le mie carte, persino i parchi pubblici sono stati richiusi impunemente da chi con questo gesto, nonostante il commissariamento e nonostante le nostre denunce, ha così riaffermato il proprio inaccettabile controllo del territorio e sul suo nostro patrimonio più importante, il nostro mare. La nostra associazione, come sapete, continua a denunciare inascoltata che il controllo e i metodi mafiosi per predare sul mare della capitale non sono solo quelli dei clan. La richiesta da anni perpetrata dal nipote dell'architetto Salapè ai danni dei vigili, rei di aver sequestrato lo stabilimento di famiglia alla casetta, è solo uno di tanti esempi. Persino le planimetrie originarie recuperate dal magistrato Sabella non sono state utilizzate nei controlli dal suo allontanamento. Non sappiamo ancora se il prefetto Vulpiani le abbia recuperate o meno. Ma di certo 2 settimane fa ancora non era successo. Chiediamo alla Commissione antimafia si faccia carico di approfondire tutto questo e far capire al governo che la proroga di 6 mesi per scalfire il controllo di questo strapotere sul nostro mare è troppo breve. Tornando al nuovo PUA in fase di elaborazione, chiediamo che questo non diventi l'ennesima trappola per mantenere intatte le chilometriche fortezze di interessi e abusi occultati per anni, anche oltre il cosiddetto lungo muro. Un lungo muro abusivo il cui obbligatorio e non più rimandabile abbattimento non deve diventare la scusa o merce di scambio per ulteriori metrature abusive sugli arenili. Denalizzazioni o ricatti proprio illegittime, ma richiediamo
abbattimento di tutte le cubature abusive e decadenze per chi non ha perpetrato per anni, per chi ha perpetrato per anni danni ambientali ed economici a tutti i cittadini, non solo di questo municipio ma dell'intera capitale. Concludo portando alla vostra attenzione una petizione da noi redatta per l'autorità anticorruzione, alla quale chiediamo di intervenire sul governo e sul DDL in corso di approvazione, e quindi vi chiediamo anche ai presenti, soprattutto ai presenti, di firmare questa petizione che chiede di escludere dal DDL le clausole che accordano riconoscimento di indennizzi, investimenti e riconoscimento di professionalità. Clausole che andrebbero a favorire per l'ennesima volta gli interessi di 30.000 imprese a scapito dei diritti di 60 milioni di cittadini. Vi ringrazio. Petizione che io personalmente firmo sicuramente immediatamente. Ringrazio Claudio Soldi per tutto il lavoro. Eccola, qui dietro è il... Sì. Questa qui io direi che la possiamo lasciare anche lì al banchetto, così chi vuole può passare e firmarla. Questa adesso la lascio qui per noi. Non so, la mettiamo prima fuori. Allora, grazie mille Claudio.